Ci troviamo a Piazza della Pace, all'angolo con Via Archimede, un incrocio ormai famoso. Purtroppo per la presenza continua di acqua di falda, mista ad acqua di fogna, in strada. Dopo un periodo nel quale i residenti hanno potuto vivere e respirare aria pulita come tutti, in seguito agli interventi straordinari da parte di AMAP sul posto, purtroppo la situazione è tornata nuovamente nel degrado. Purtroppo il problema è sempre lo stesso: nel momento in cui c'è anche la minima ondata di maltempo o comunque c'è una risalita di acqua di falda superiore a quella che la pompa idrovora del palazzo di Piazza della Pace può sostenere, il tombino nel quale il palazzo scarica purtroppo si ottura e quindi l'acqua si riversa in strada. Ci sono state già due lettere da parte dell'ASP, una a dicembre 2021 e l'altra inoltrata nel gennaio di quest'anno, per convincere l'amministrazione ad intervenire sul tema. Interventi che erano stati annunciati dall'assessore Prestigiacomo in somma urgenza, in compartecipazione con la ditta AMEC, ovvero l'azienda che si sta occupando dei lavori. Tra l'altro, ve lo facciamo vedere, la pompa idrovora che drena acqua dal sottoscala del palazzo ha dei problemi, forse si sarà otturata all'interno e quindi sta perdendo acqua letteralmente nel marciapiede e in questo sottoscala, nel quale tra l'altro c'è una ingente presenza di rifiuti.